Oggi vi do qualche indicazione su come scegliere il fior di latte, quella che viene chiamata la mozzarella. Mozzarella fior di latte è un formaggio italiano di latte vaccino a pasta filata, crudo e fresco. Se il latte utilizzato è pastorizzato, abbiamo la classica mozzarella. Se invece il latte è fresco, abbiamo il fior di latte. Questa è la differenza. E il fior di latte è caratterizzato da una minore acquosità della pasta. Ha un sapore dolce e delicato, con aroma di latte. Può essere ovale, intrecciata, a nodo, tonda o a fuso con strozzatura dell'estremità superiore. Ed è per questo che si chiama mozzarella, cioè è mozzata. La mozzarella è un prodotto fresco e come tale va consumato al più presto. La mozzarella di latte vaccino deve avere la superficie liscia, lucente, omogenea, deve sembrare una porcellana. Il colore deve essere bianco latte, la pasta deve avere una struttura tipicamente fibrosa che rilascia al taglio e per leggera compressione del liquido lattiginoso. Queste sono le caratteristiche della freschezza della mozzarella e del fior di latte. Non ci devono essere occhiature all'interno e la consistenza deve essere morbida e leggermente elastica. La mozzarella migliore è quella venduta in confezioni sigillate che offrono maggiori garanzie igieniche e che contengono una piccola quantità di latticello necessario per mantenere la mozzarella o il fior di latte in tutta la sua freschezza e morbidezza. Se vedete che il liquido di conservazione è bianchiccio e contiene pezzettini di pellicine bianche, vuol dire che la mozzarella o il fior di latte non è freschissima. Conservarla a temperatura ambiente in un recipiente di vetro o di ceramica o di terracotta. L'importante è che non sia di metallo, eh? E comunque deve sempre essere immersa nel suo liquido di governo. Se la tenete in frigorifero e se volete gustare il sapore fino in fondo, dovete comunque tirarla fuori almeno mezz'ora prima di mangiarla. Ciao, mi chiamo Alessandro Zo. Sempre più spesso senti parlare del successo della Cina. Anche in Italia noi cinesi siamo tanti e facciamo un sacco di cose. Hai mai pensato di fare affari con noi cinesi? Ho avuto un'idea meravigliosa.